Ben trovati all'appuntamento settimanale con il commento alla parola della domenica. Siamo arrivati alla 31esima domenica, siamo sempre con il Vangelo di Luca e oggi c'è l'esperienza tosta di Zaccheo. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!» Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Vorrei intitolare questa pagina del Vangelo la pagina della conversione vera, la conversione vera. Ecco, c'è un primo passaggio che vorrei sottolineare con voi. Questo uomo piccolo sale su un sicomoro, il sicomoro, una pianta, un punto alto per guardare la scena, per ammirare Gesù che passa. Quel punto alto è proprio una modalità per guardare la propria vita dall'alto. Se vogliamo un cambiamento, dobbiamo cercare, ognuno di noi, il proprio sicomoro, il proprio punto alto dove poter guardare, contemplare, ammirare e riflettere sulla nostra vita. Se non c'è questo punto alto, è la forza dello spirito, è la forza della spiritualità. Guardare la propria vita dall'alto, uscire dal caos della quotidianità e guardarsi nel silenzio. E questo ti permette di uscire dalla tensione e guardarti dentro. Quindi il primo punto è il sicomoro. Secondo punto è questo: io dall'alto guardo una strada. Il perdono è una strada, non è un punto, non è un momento puntuale, è un cammino, è un lungo percorso. Quelli che vengono a proporre un perdono in maniera veloce, il perdonismo, quelle sciocchezze superficiali che tante volte vediamo descritte anche per televisione, sono cose che dobbiamo lasciare agli altri. È una strada lunga, lunga, che può durare una vita intera. Per arrivare al perdono ci vuole tanto tempo. Forse una vita non basta. Quindi noi dobbiamo, come cristiani, anche rileggere il nostro passato, no? E vedere come una volta, quando veniva decantato, no, il perdonismo attraverso la confessione fatta in un certo modo, sono tutte cose che hanno un po' sviato. Il perdono è qualcosa di forte, che travolge la vita, che ti cambia, che ti fa completamente così cambiare la rotta su cui tu eri precedentemente destinato. Quindi dal sicomoro una strada, e su quella strada chi incontri? Incontri Gesù. Quando tu ti guardi dall'alto, sei disponibile a fare fatica su una strada per rimettere in sesto la tua vita, chi incontri? Incontri Dio, Dio che ti viene incontro. Un Dio che è un volto, che è un fatto, che è un'occasione, che magari è un dramma che ti è capitato a te o alla tua famiglia. Il Dio che vuole farti cambiare,
ma perché tu sei pronto, tu sei preparato, tu sei su quella strada. Pensavo al carcere, al mio servizio. No, il carcere dovrebbe stare su una via, via del sicomoro, la via dove tu cerchi di rivedere la tua vita da un punto alto. Devi cercare di rileggerti fuori dal conflitto quotidiano. E se c'è vicino a te qualcuno che ti aiuta a leggere la tua vita con gli occhi di Gesù Cristo, tu sei capace di riprendere in mano le fila di quello che tu hai buttato via, come il vecchio Zaccheo. Questo è l'incontro con Gesù. Chi è Gesù? Gesù è colui che ti permette di ricominciare. È colui che ti permette di dire che non c'è mai la parola fine, mai. È colui che abita nei cuori di coloro che vogliono rinascere e per questi sono disposti a pagare di persona. Questa è la misericordia che abbiamo decantato in questo anno giubilare della misericordia. Il Gesù che ti permette, ti quasi costringe a cambiare. Ecco, questo alla fine arriva il perdono. Il perdono arriva dopo aver fatto questo cammino, aver guardato, aver fatto una strada, aver incontrato il Dio del volto di Gesù che ti dice su in piedi, alzati. E cosa porta questo? Porta al vero cambiamento, che non è una parola, non è un proclama, non è una intervista, non è un programma televisivo. Ecco, oggi c'è così un gruppo enorme di convertiti. Io ho sempre una forma di sospetto verso i convertiti, quelle persone che così cambiano, però hanno bisogno della platea, dell'applauso, hanno bisogno di qualcuno che dica ma che bravo che sei stato. No, il tuo non è una vera conversione, la tua, perché se tu sei veramente convinto del tuo cambiamento, lo fai in silenzio. Restituisci metà dei tuoi averi e se hai rubato qualcosa sei disposto a restituire tre volte tanto, cioè cambiare senza che nessuno lo sappia. La conversione vera è quella di Zaccheo, che cambia nel silenzio, contemplandosi, camminando con fatica e fino in quando la sua vita è veramente cambiata. Buona domenica a tutti.